Salve a tutti, bentornati nel mio canale o benvenuti per chi è la prima volta. Ricordo a questi ultimi, sono il dottor Andrea Militello, urologo, andrologo, dedicato molto all'andrologia dal punto di vista della infertilità maschile, le problematiche di eiaculazione precoce e disfunzione erettile, ma anche molto sull'anti-aging e l'assetto ormonale nell'uomo. Oggi però parliamo di un argomento dedicato alla diagnostica della disfunzione erettile. Senza entrare nei dettagli, ricordiamo che uno dei test spesso consigliati alla persona per uno studio della vascolarizzazione dei corpi cavernosi e quindi determinare o escludere una componente vascolare è l'eco color Doppler basale e dinamico dei corpi cavernosi. Esame che si avvale della possibilità di indurre in maniera artificiale una vasodilatazione dei corpi cavernosi. Quindi un'elezione attraverso l'iniezione nei corpi cavernosi stessi di una prostaglandina, nome commerciale Caverjet, esiste solo questo, quindi non facciamo pubblicità. Pro e contro, e pro permette la diagnosi, contro onestamente, è un mio parere personale, è un esame operatore dipendente, quindi dipende anche dalla capacità interpretativa dell'andrologo, è anche ecografo dipendente, la qualità della macchina chiaramente, ma come in tutti gli esami diagnostici, può rilevare o meno dei problemi o delle patologie. Qual è un po' il mio dubbio? Solo che, ad esempio, un ecocolor Doppler della carotide, la carotide è ferma qui, il paziente è fermo, riusciamo quindi a determinare in brevissimo tempo l'entità del flusso e la presenza di una stenosi. Non così i corpi cavernosi, che è un organo in continuo movimento, la vasodilatazione. Non è semplice da ottenere l'elezione, sempre a mio parere, in un ambulatorio, dopo aver firmato consenso informato, aver subito un'iniezione sul pene e lasciati qualche minuto a mente libera per indurre l'elezione, non mi sembra facilissimo. Quindi sicuramente ci possono essere dei falsi negativi legati magari allo stato d'animo del paziente che è ansioso, come ad esempio io sono un paziente ansioso, libera. L'adrenalina, le catecolamine chiudono i corpi cavernosi e quindi l'esame è inficiato dallo stato d'animo del paziente, infatti si scriverà poi alla fine presenza di un ipertono simpatico. Talvolta l'esame riesce bene e al contrario ha anche un effetto terapeutico, la persona vede un'ottima erezione, capisce che non c'è un problema importante e quindi è un rinforzo psicologico, quindi pro e contro. Quindi si è cercato, alcuni autori hanno cercato un'alternativa a questo esame e devo dire che, spulciando la bibliografia di PubMed, ho riscontrato una recentissimo, di febbraio, di fine gennaio 2021, un articolo dove si parla di una possibilità di introdurre a livello diagnostico un esame interessante, la elastografia con ultrasuoni a onde trasversali, a onde di taglio. Non entro nei dettagli, non ne sarei capace neanche io, e praticamente l'ultrasuono con queste onde trasversali crea una modificazione, sposta un pochettino i tessuti, no? In base alla loro caratteristica. Cosa succede? Che un po' il principio dell'ecografia, l'ecografia è un ultrasuono che rimbalza in base alla densità dei tessuti. In questo caso però noi andiamo proprio a valutare la risposta elastica del tessuto stesso e quindi ecco già capiamo come possa essere molto utile nel individuare tessuti elastici, normoresponsivi, rispetto a tessuti fibrotici. Infatti uno dei dubbi che spesso mi presenta anche il giovane, dice: dottore, io mi sento il pene un po' come ristretto, come fibrotico. Ecco, questo esame potrebbe, mi auguro sempre più che altro, sconfermare che non confermare questo tipo di dubbio. L'esame è stato validato in uno studio su 98 pazienti divisi in gruppi, pazienti senza alcun problema, pazienti con disfunzione erettile non vascolare, quindi chiaramente già determinata, e pazienti con disfunzione erettile su base vascolare, già studiata chiaramente da un ecocolor Doppler basale dinamico. Confrontando questi gruppi con l'elastografia onde trasversali si è visto che effettivamente vi era una netta e ottimale corrispondenza nell'elastografia dei pazienti con disfunzione erettile su base vascolare e diciamo così fondendo i risultati con quelli dell'ecocolor Doppler. Si è quindi permesso di proporre questo esame come alternativo all'ecocolor Doppler basale e dinamico dei corpi cavernosi, sicuramente non invasivo e altamente attendibile.
è un esame chiaramente non di facile, non si trova facilmente, sono apparecchi e software dedicati all'elastografia e onestamente ancora non ho modo di appropriarmi del software dell'apparecchio, sono anche apparecchiature che hanno dei costi importanti, però mi sembra giusto parlare di tutto, non solo di quello che uno fa o di quello che uno ha, anche di metodiche che ci sono, che stanno subentrando ed è quindi giusto che sia il medico che il paziente sappiano di queste possibilità diagnostiche che il mercato tecnologicamente sempre avanzato ci offre. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, un buon sabato a tutti e ci vediamo al prossimo video.